buongiorno a tutti. Un po' mi era mancata questa postazione. Sono le 9:30, cioè raga, veramente io sono svegliata alle 8, quindi sapete che è strano, però stamattina dovevo fare alcune cose, scusatemi se vedete un'unghia saltata. Oggi va così io, quindi prendiamocelo così questo video. Ho deciso di fare un video, una challenge, dove provo snack di tutte le nazioni. L'abbiamo fatto un po' con le calze alla fine, però avevo questa box che acquistai all'inizio della mia collaborazione con Cibo Zanne, che continua ancora, infatti vi lascio giù nell'info box il codice sconto per chi acquista per la prima volta. E ho anche il link se volete supportarmi, fate gli ordini da là. È un sito che ha davvero tantissime tantissime cose, ma non voglio soffermarmi perché già mi sono soffermata tante di quelle volte in tantissimi video. Ho spacchettato la box insieme a mia sorella, vi lascio tutto giù nell'info box. E oggi stamattina ho deciso di iniziare questa colazione con questi tre snack tutti dolci. È una box abbastanza dolce per chi già l'avesse vista. Allora, io non pronuncerò penso niente, però voglio assaggiare questa qua della Kuchen, ma cioè raga, questa è tedesca proprio, cioè Pack della Pax, Pux, non lo so. Quindi raga, devo indevitare, vi ho fatto il video. Allora, sarebbe tipo una tortina con dentro tipo latte, crema. Ok, scopriamo. Il bello di questi video è scoprire anche nuovi sapori. Somiglia un po' alla nostra Kinder Delice. No, come si chiama? Sì, Kinder Delice. Sì, io perdo pezzi. Assaggiamo. Sì, no. Raga, che buona. Alla fine si raga, una big Kinder Delice. Penso di fare una 12 ore, non una 24 ore, però vediamo. Questa è la verità, un po' vi era mancata pure a voi questa postazione. Però voglio provare, la mia voce che va via, questa piccola tortina, cioè marzapan chocolat. Io penso che questa sia francese. Comunque, questa tortina qui, morbida, o si è rotta. Vabbè, comunque è tipo marzapane con sopra cioccolato. No, non mi piace. Sembra mangiare zucchero. No, raga. Bruciata. Rifacciamoci la bocca con questo qui della Mans, questo qua, che sarebbe un tipo, posso paragonarlo, non lo so. Comunque fuori è cioccolato bianco e dentro è nocciola, sembra quelle barrette proteiche. Assaggiamo. Ufo. Vedete cosa sembra? Un torroncino, sembra di mangiare un torroncino. Raga, sembra di mangiare un torroncino duro. Comunque, raga, la cosa più buona. Raga, è proprio duro sto coso. E se mi chiedete, Giulia, ma ti sazi quando fai questi video? Sì, raga, mi sazio perché dovete considerare anche che questi snack hanno molte calorie, non hanno pochissime calorie. E poi, raga, è sempre tutta cioccolata, crema, cioccolato bianco, quindi vi sazia tanto pure perché arrivata una certa vi sazia, è pure una cosa mentale. Ultimamente sto mangiando anche di meno. Quindi forse anche per questo, proprio perché non ho impresa, ma infatti io sto qui con voi, ma ho la testa, ho tutto quello che devo fare nelle ore successive. Ok, raga, questo me lo mangio dopo perché non lo voglio più, eh. Dopo, con una pubblicazione di foto, eccetera, me lo sgranocchio, questo. Ok, dopo ci vediamo direttamente con il pranzo. Mi dispiace che in una box non ci siano
vari snack salati, però vabbè, la maggior parte sono tutti dolci. Quindi niente, noi ci vediamo dopo. Eccomi qua, raga, giornata mattinata, direi super impegnativa, ma posso dire già tutta la giornata sarà super impegnativa di cose da fare. Sono qui, raga, per fare il pranzo. Avete visto l'orario? Adesso sono le 14:38. Io direi di iniziare dal primo snack salato di questo video. Scusatemi ancora per le unghie, ma non ho avuto tempo. Doritos, raga, queste qua sono quelle al chili, quindi sono un po' piccantine, ma vabbè, non fa niente. Raga, io ho una fame. Piccanti ma buone. Cosa buone? Oddio, mangiamo la mano. Sto anche aspettando GLS. Già lo so che tra poco arriverà mamma di qua. Giulia, scendi il pacco giù. Io non amo le cose forti, mo, è la fame, ma è buono. Che dite, raga, dopo qualcosa di forte c'è bisogno di qualcosa un po' più lieve. Wanner? Wamer? No, sono due N, quindi Wanner? Winner? Questi qua sono della Winner e sono dei wafer al limone. Eccoli qua. Assaggiamoli. Sorbetto proprio. Mamma mia. Mia sorella impazzirà. Da noi sono molto più friabili e meno duri. Questi invece sono molto più duri. Vedete? Forse, cioè non è che sono più duri, forse perché lo spessore sono piccolini ma sono belli doppi rispetto ai nostri, però sono molto duri, meno friabili. Però vabbè, il limone è un po' chimico, però sa di sorbetto. Raga, questo pesce spezzato, mamma di Dio. Anche se i nostri sono molto più reali. Ormai lo sapete, cioè, raga, per chi ha visto la 24 ore solo lo hacker. Ormai sono diventata esperta di lo hacker, quindi proprio di wafer in generale. Allora, raga, questi qua, io non so se voi li avete mai provati. Ma questi sono della Giuliano, si chiamano come me. Questi qua, non penso di sbagliarmi, perché mi ricordo che questi qua, quando i miei zii ritornavano dalla Germania, ci portavano spesso questi cosi qua, cioè questi cioccolatini a forma di camaleonte. C'era questo, se li avete mai provati, ma sono troppo buoni. Ci sono in tre versioni, cioccolato bianco e fondente. Io mi ricordo che il cioccolato bianco erano spettacolari, infatti appena li ho visti mi sono illuminata. E veramente devo dire la verità che guarda, con le cose che ho potuto provare in questi vari video, ma varie cose pure che ci portava mia zia, una cosa che io amo oltre a questi cioccolatini a forma di camaleonte sono i sughi. Cioè, raga, i sughi tedeschi, specialmente quelli là, ai funghi, ma adesso non ricordo il marchio perché qui in Italia non li abbiamo mai trovati. Raga, buoni. Mia nonna le fa spesso con tutti i pezzi di carne. Mamma mia, raga, sono una cosa assurda, veramente. Ok, vediamo un po'. A parte che la confezione è bellissima. Si tirano se non sbaglio, fatemi vedere. Oddio! No, vabbè. Si
Sì, raga, loro sono. Solo che quelli che portava mia zia erano, la confezione era molto più grande ed erano così, ma erano un po' più schiacciati, più sottili. Eccolo qua, doppio cioccolato e più cioccolato normale alla fine. Vedete, raga, sono sovrapposti. Buono. La qualità proprio del cioccolato è buona. Io non sono un amante dei cioccolatini, ma questi mi fanno impazzire. Infatti, io ricordo che secondo me, visto che era la scatola grande, erano molto più grandi, però era uno di questo grande. Invece, questi qua sono stati sovrapposti. Cioè, si vede proprio. Vedete? C'è proprio lo spessore. No, buono. Buoni. Me ne mangio un altro e poi basta. Pranzo è andato e noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Allora, raga, eccoci qua con la merenda. Io direi di iniziare da questo qui, che sarebbe il nostro, quello della Nutella. No, non è della Nutella, sì, se mi sbaglio, sì, oh. Della Yan Yan Mei. Jean Jean Mei. Comunque, sarà orientale sicuramente questo qua. Vediamo. Eccolo qua. Sì, raga, qua fa un po' freddo, quindi scusatemi se tremo un po'. Ma si è proprio solidificato, ovviamente. Che buono. Un po' scadente il cioccolato, però è buono. Io ricordo che quando ero piccola, cioè piccola, boh, alle scuole elementari si usava tanto quello lì col tè che teneva i cristini con la Nutella, se non sbaglio. Non mi ricordo il marchio, però c'era anche il tè, oh. In questo il cioccolato non è tanto buono, però i cristini sì. È sfiziosa sta confezione. Ragazzi, ce ne sono tantissimi. La cioccolata poco, però i cristini veramente tanti. È sfiziosa però come cosa. E questo coso qua, Bocadin. Guarda che puzza sta cioccolata, non mi piace. Ma che è sta cosa? Non capisce, aspettate. Dentro un wafer morbido. No, era buonissimo, l'abbiamo assaggiato insieme nella calza della Befana. Uscita lì, yogurette e della Ferrero. E dentro c'è tipo la fragola, cioè no, c'è tipo, c'è la fragola. Ma questo è diverso. No, c'è. Ok, fragola. Della Fazer da capo. Penso che sia una tavoletta di cioccolato. È brutto proprio. No, raga, no. Assolutamente no. Fortissimo che non riuscite a dare un secondo morso. Proprio brutto. Aspettate. Questa è la cosa più buona di questo pasto. Quindi, raga, noi ci vediamo direttamente dopo con l'ultimo pasto che sarebbe la cena. Eccoci qua, raga, con l'ultimo pasto di questa giornata, cioè raga, Coca-Cola, arancia, vaniglia e no, arancia e vaniglia. Ma raga, ho un po' paura. Ma
Cioè, non è male, ma non è neanche buona. Vabbè. Umaibo, si chiama così Umaibo, Doraemon, c'era Doro, è tutto scritto, penso, giapponese, o cinese, penso sia giapponese. Vabbè. Comunque è uno snack orientale, eccolo qua, assaggiamo questo gusto che... Oddio, che pesce. Comunque ragazzi, sti cosi sono troppo buoni. Paprika. Non lo so, ma sono buoni. Vediamo. Fate pure un altro gusto nei vari video. Super, super buono. Direi di assaggiare questo qui della Cadbury, Dairy Milk, sarebbero dei tipo dei bottoni con all'interno il caramello. Vediamo. Sono bottoncini. Guarda, sono proprio buoni. No, ma sono la fine del mondo. Alla fine è lo stesso sapore di quell'ovetto grande che l'abbiamo assaggiato insieme. Dai, però tutto sommato questa cosa non è male. Knick knack, knick knack. Sti cosariello. Qui sono arachidi ricoperti. Poi questi mandano così. Ok, raga, proviamo questo famosissimo Milka Leo. Sa di cioccolato Milka. Raga, ne si dice che somiglia molto al Kit Kat. Ma sente più un biscotto proprio. La cosa che vi fa dire, oh mio Dio, ma che buono. No. Fare le cose della lettera. Ok, raga, io spero che anche questo video vi sia piaciuto, anche questa 12 ore. Era inutile fare una 24 ore. Io spero che anche questa challenge vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!